Benvenuti in questa nuova tappa del tour enogastronomico che il secolo XIX sta compiendo nei ristoranti del Levante Ligure. Oggi siamo a Lavagna e siamo ospiti del ristorante Il Gabbiano, dove lo chef nonché proprietario Massimo Masini ha preparato per noi dei medaglioni di branzino con nocciole e crema di funghi. Se volete provare a preparare anche a casa vostra questo piatto, non vi resta che seguire la ricetta che lo chef vi spiegherà passo per passo. Allora, buongiorno. E il piatto che andiamo a presentare oggi è filetto di branzino arrotolato con funghi porcini, e nocciole e crema di funghi. Innanzitutto, la prima cosa che andiamo a fare è andiamo a sfilettare il branzino. Questo è un branzino da lavamento, qua di Lavagna, dalla ditta Acqua. Molto buono, tra l'altro, perché sono pesci che hanno poco grasso a confronto di altri allevamenti che troviamo in giro. E soprattutto molto fresco, perché essendo che di Lavagna ce l'abbiamo appunto vicino. Allora, ovviamente il branzino bisogna innanzitutto squamarlo, viscerarlo. Ok, adesso continuiamo a partire coi funghi. Prima di tutto facciamo la vellutata, che è un po' più lunga a cucinare, quindi quella che ci mette un po' più tempo, no? Ok, ancora un pochettino e poi direi che basta. E per legarla usiamo una patata che ci sta molto bene. Perfetto. Allora, partiamo subito con un filo d'olio, ok? Una puntina di aglio tritato. Ok, partiamo con le patate e subito i funghi direttamente. Ok, facciamo un piccolo soffritto, ma poi lo andiamo a bagnare subito con un po' di brodo vegetale. Intanto che la salsa, diciamo, va avanti, prendiamo gli altri funghi per il ripieno. Ok, direi questo perché avanza, facciamo d'avanzo. Vediamo anche il gambo, che bello. Ok, qua facciamo una sorta di concassè. Una nocina di burro, un filo d'olio, scaldiamo leggermente e partiamo subito. Okay, mettiamo anche un filo di sale, sia qua che qua. Nel frattempo che intanto i funghi fanno il loro lavoro, riprendo il filetto e lo priviamo della sua pelle. Così va bene. Saliamo leggermente, un po' di pepe e qua. I funghi sono pronti, li andiamo perfetto. Ovviamente bisogna farli raffreddare leggermente. Perfetto. Meglio possibile. Un consiglio che do poi è avvolgere con un po' di pellicola, avvolgiamo tipo caramella, dopo averlo fatto riposare in frigo per un'oretta lo togliamo dalla pellicola. Ok, aggiungiamo leggermente con un po' di olio, un po' di nocciole. Questa è una cosa un po' facoltativa, a me piace perché piace sentire anche la croccantezza. Okay. Prendiamo un tegamino, un filo d'olio,
Lo inforniamo nel forno per circa 12 minuti a 180 gradi. Perfetto. Pariamo leggermente le estremità del pesce. Iniziamo con la vellutata dei funghi. Consistenza è quella giusta. Ok, possiamo scorrere. E finiamo con del timo fresco su ogni medaglione. Piatto è pronto, buon appetito. Allora, ricapitolando, gli ingredienti di questo piatto sono il pesce, i funghi porcini, le nocciole e il timo. Quindi direi che il vino ideale è un rosso, un vino rosso ligure, rossese di dolce acqua.